Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video. Ho appena giocato una partita strepitosa. La voglio pubblicare qui su YouTube così rimane anche come prova. Una partita allucinante contro un maestro. Questo è un video da cui uno può capire bene come può battere un maestro di scacchi. A maestro ci arriva solo l'1%. Io in questo video non solo ho battuto un maestro di scacchi, ma ho giocato probabilmente la mia miglior partita da quando gioco a scacchi. La partita perfetta. Però come sono arrivato a giocare la partita perfetta? Ecco, dovete guardare il video fino in fondo, mi raccomando, così potete capire. Prima di iniziare, ricordo a tutti di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo. E voglio ringraziare anche Vincenzo per la donazione da 5 euro, Mattia per la donazione da 10 euro, Rocco per quella da 13 euro, Luca per quella da 20 euro e anche David per il super grazie da 25 franchi. Grazie ragazzi, il vostro supporto è preziosissimo. Grazie a tutti. Stiamo andando alla grande, sono contento del lavoro che sto facendo. Ricevo un sacco di ringraziamenti da parte vostra e sono quindi molto contento del fatto che i miei video vi siano utili. Grazie a tutti e iniziamo. Comunque Nima non ha saputo dare matto alfiere cavallo con 50 secondi, ragazzi. Oh, sì, oh yeah, un maestro. Facciamoci distruggere da un maestro. Maple Danish. Dai, sarà divertente. Perdo pace, lo so, lui non bara. Stiamo tranquilli. Cerchiamo di fare quello che sappiamo fare, insomma. Formerly Matt Nicholson. Un po' lento, Matt. Oh Matt, sei un po' lento. Vado a guardare il tuo profilo, bro. Membro dello staff di chess.com. Ah, giocatore titolato top blogger. Ah, fa parte dello staff. 2355 fide. Ammazza. Non dovresti essere maestro fide, ragazzi. Oh, la sa bene, la sa bene. Per saperla, la sa bene. Qua mi viene in mente questa, effettivamente, però sapete che vi dico? Non mi va. Perfetto, almeno ti fa giocare. Non ha fatto B3, B3 mi sa che è la migliore. Vi ricordate i cheater? Mi hanno sempre giocato B3. Quindi ora facciamo così, credo. Però il problema è che lui non ha mai fatto F3. Quindi cosa? Quindi può fare subito F4. Questo è il problema. Teoricamente potrebbe giocare subito F4. Non so bene quale mossa fare perché se gioco alfiere 6 arriva pedone F4. Forse questa. Cavallo di 5. No, cavallo di 5 poi non la può più fare effettivamente. Con F4 deve stare un po' attento pure lui. Quindi dovrà fare alfiere di 3, alfiere F3. Ammetto che è una posizione che non conosco. Vado per alfiere 6, la più logica, ragazzi. La più logica. Il ventilatore si mette a girare da solo senza che nessuno gli dica nulla. Ciao, cavallo a Tommaso, ho visto che stavi spammando un botto. Ah, ok, allora ragazzi, questa la conosciamo però. Credo che sia così. Donna 5, cavallo qua. Questa. Scacco re H8. Il cavallo prova a tornare indietro. No, scusa, lui cattura qui, io gioco torre 8. Questa, cavallo per... C'è un pezzo in presa. Dovrebbe funzionare. A meno che io non mi ricordi male sta roba. Questa dovrebbe essere buona. Cavallo D5. Donna per. Esatto. Cavallo D5. Donna per. Cavallo per E7. Re H8. Questa. Questa.
Ok, qui mi sa che si prende di cavallo, credo. Ma sì, dai, di cavallo. Così. Su alfiere qui addirittura mi sa che c'è questo, oppure gli si lascia l'alfiere a volte, non mi ricordo. Ecco, questa è una variante che ho studiato anni e anni fa, ragazzi. No, a me mi sa proprio che si gioca questa. Torre qui, torre 5. Torre 5, se cattura, catturo, gli do il doppio agli alfieri. Quindi alfiere C3. Catturo il pedone. Mi sa che gli devo dare. Qui c'ho compenso pieno. Credo. Qui dovrebbe avere compenso pieno. Ma sì, dai. Dovrei avere compenso pieno, bro. Tra l'altro c'è un pedone in presa. C'è un pedone in presa attualmente. Non lo può difendere, mi sa. E infatti lui non lo difende, ragazzi. Bene, fa piacere. Questa sembra una gran mossa, tra l'altro. Però il tutto è molto strano. Il tutto è molto strano, ragazzi. Perché mi ha lasciato in presa un pedone? Io lo voglio quel pedone perché c'ho lo scacco qui. Quindi. Allora, intanto gli do scacco. Ok. Ora vediamo di non sbagliare. Posso anche spingere. Credo. Oddio, attenzione. Che partitona! Mamma mia, che partita! Attenzione, bro. Spingo. Are you sure? Io spingo. Quindi lui fa questa. Vabbè, ma qui posso venire. Secondo me sto meglio addirittura. Stiamo giocando la partita del secolo. Questo fa parte dello staff di chess.com. Ora mi bannano. Perché so giocare troppo bene a scacchi, bro. Guardate che partita vi sto giocando, ragazzi. Altro che Hans Niemann. Con la qualità in meno. Con la qualità in meno, ma un pedone devastante in A3. Tecnicamente, questo è da abbandono. Cioè, questo pedone avanza. Io non so come farà a fermarlo. Forse. Cioè, desperado. Ciao Tequila, cosa che fa? Questa, torre C7. Bene, fa piacere. Allora, torre C7. Uno si chiede che cazzo di mossa è. Dove devo mettere i miei pezzi, ragazzi? Perché su questa lui vuole anche fare così. Credo. Sarebbe bene mettere i pezzi subito al sicuro. Ma sì, mettiamo subito i pezzi al sicuro. Cioè, alfiere 6. Alfiere 6, spinta. Mi Vabbè, fa dai, paura questa è questa, eh. da Mi fa abbandono. paura questa, ragazzi. Vabbè, dai, questa è da abbandono, sì. Sì, ciao Snake. Grazie mille per l'abbonamento. Che ha fatto alfiere C6? Perfetto. No, questa non mi dà noia. Ah, vuole fare alfiere D5. Guarda, ma già questa. Ah, no, no, sto scherzando. Ti immagini se facevo questa? Deviavo. Oddio, no, no, no. Questa. Spingo qua, vado su. Me la darà tipo 97% di precisione sta partita. 26 mosse sacre della scuola di Hokuto. Ebbè? Cioè, i maestri sono troppo facili da battere, capito qual è il discorso? Un semplice maestro, titolo di maestro oggi. Probabilmente è troppo facile da prendere. Ci arriva solo l'1% di chi gioca a scacchi, effettivamente.
Ragazzi, lo abbiamo massacrato, ragazzi. Ragazzi. Questo ti fa bannare. Se lo fa, è uno stronzo. Ti immagini se mi fa bannare? Ragazzi, ero qui davanti a voi, tutti voi, e ho giocato una bella partita, semplicemente. Cioè, tutto qui. Non è che sia successo chissà cosa. Questa è roba che ho studiato, la conosco. Non è cheating, perché se fosse cheating, cioè, non giocherei questo piano. Però ho tutte le migliori. Non, no, quasi, quasi tutte le migliori. Questa è ottima. Ottima. Mamma mia, ragazzi, ragazzi, umiliazione. Cioè, ma avete capito che partita? Però giuro, no, allora, giusto per mostrarvi, voglio mostrarvi in diretta perché non si sa mai, magari questi mi possono anche bannare perché sono pazzi. Perché ormai non si sa in questo mondo cosa succede. Allora, ho fatto una delle migliori partite di sempre, sicuramente. Allora, per farvi capire, perché sennò qui la gente è pazza, oh. Qui la gente viene e ti banna da un momento all'altro. Perché non si sa mai, perché se giochi così bene a scacchi, uno dice come questo. Però ora vi faccio vedere come faccio. Cioè, è un piano che conosco da anni, anni, anni. Cioè, non è. Quindi, mi tocca giustificarmi, visto che siamo anche in live. Andiamo su Super Speed Club Scacchi, questo magico canale di scacchi. Il canale di scacchi su YouTube più seguito in Italia. Vediamo un po' di trovare il. Vediamo un po' di trovare quel video. Allora, Super Speed Scacchi. Muro Marozzi. Dragone paracelerato 4. Muro di Marozzi. 7 anni fa. Cioè, ben 7 anni fa, Super Speed Club Scacchi stava Non può rivelando prendere il telefono di vita perché c'è il al telefono. mondo con una voce strana, una Bene. voce assurda, una voce Gianco strana. qui in questo caso gioca cavallo di 5. Madonna, che Ti sto voce! Sono facendo vedere le mosse irriconoscibile! migliori. Sono irriconoscibile! Ragazzi, mi sto accorgendo. Ah, no, ci sono. Allora, vediamo un po' se è la Partito, stessa ora ti faccio partita. vedere una mia partita Vediamo se è la stessa partita. giocata. Vediamo se è la stessa identica posizione. Qui sulla scacchiera abbiamo questa. Andate a vedere la mia partita invece. È uguale, identica. Ok, quindi per ora ci siamo. Aspetta un secondo, andiamo Faccio avanti. Che internet. Dopo cavallo bello di sto video. 5, il Il bianco microfono non attacca il andava. pedone. Allora, quindi andiamo avanti. Cavallo. Oh, è la stessa variante. È venuto col cavallo in E7. Poi è tornato indietro. No, perché qui sembra che io poi, Abbiamo capito? portato indietro il nostro pedone. Io lo so che ho un talento innato per il gioco degli scacchi e potevo magari essere un potenziale campione del mondo. Non lo so. Cioè, lo so in realtà. Sto scherzando, però non si sa mai, ragazzi. Se magari mi fossi dedicato seriamente agli scacchi sarei arrivato lontano. Comunque, ho fatto una partita da 99.2, quello che è, perché guardate il piano. Guardate. Quindi Guardate. il bianco, Aspetta, mettiamo a velocità dato per due, che sono se troppo, prende, troppo. se il bianco prende, Ok. portiamo una torre in seconda, prendiamo il pezzo e portiamo una torre in seconda, il bianco qui gioca al piede Oh, B5, quello attacca che mi ha la giocato l'avversario! Ma com'è? Ma guarda un po', ragazzi! torre. E inoltre sta attaccando anche la torre E5. Stessa identica partita, guarda. Dopo pedone mangia, momentaneamente stiamo giocando con un alfiere in meno, però dopo torre mangia. Ok, io qui non ho fatto vedere la sua variante perché effettivamente la sua variante penso che il nero vince più facilmente. E infatti ho vinto più facilmente. Qui nel video, in questo caso, ho fatto vedere un'altra variante. Però arrivati a questa posizione, basta, ci si ferma. Siamo a mossa 19, cioè. Quindi queste mosse io ce l'ho qui dentro. Ogni volta che mi ricapita una posizione del genere, queste mosse ce l'ho qui dentro. Gioco la partita perfetta, umilio un maestro in live perché vado di conoscenza, capito? Perché vado di conoscenza. Io gioco a livello 3200 con una precisione del 99.5. Mamma mia, ragazzi. Comunque tanto per una singola partita non penso che ti possano bannare, però 99.5. Non l'avevo mai fatto! Non avevo mai fatto una partita al 99.5 di precisione.
Questa dovrebbe andare su YouTube. No, questa va su YouTube. Comunque, avete visto? Va su YouTube anche lo spezzone del video, però, che, cioè, nel senso, se no la gente non ci crede.